Berlusconi ha avuto la fiducia anche al Senato e la fiducia del cerino, perché nessuno vuole il cerino della crisi in mano. Esordisce così il segretario nazionale del PD Pierluigi Bersani, che di certo non le manda a dire all'indirizzo del governo. All'ordine del giorno anche la questione dei rifiuti, sulla quale Bersani non ha dubbi. Berlusconi ancora una volta dà la colpa ad altri, ha detto. È una vergogna. Ma questa è una fiducia, l'ho già detto, è una fiducia del cerino. Nessuno vuole il cerino della crisi in mano, ma certamente dopo queste due giornate il governo esce più debole, non è in grado di promettere più stabilità, più governabilità a questo paese, questo è il dato di fondo che tutti possono vedere e quindi purtroppo abbiamo una situazione nella quale però il paese non può aspettare, non può aspettare traccheggiamenti, ha troppi problemi questo paese qui per poter assistere a dei traccheggiamenti e temo che invece le prossime settimane saranno queste. Quindi il PD chiede elezioni subito? Il PD chiede che il centrodestra prenda atto della crisi che ha, onestamente prenda atto della crisi che ha e si rimetta il Presidente della Repubblica alle Camere. Noi la nostra proposta l'abbiamo già fatta, è chiaro, un breve tempo di un governo di transizione per fare una legge elettorale più decente di questa indecente legge elettorale e poi andare a votare però a questo punto con dei progetti nuovi che possono rilanciare una prospettiva di futuro per questo paese. Così forse si potrebbe affrontare la situazione dando un po' di fiducia agli italiani. Critica sulle polemiche di questi giorni anche il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, secondo cui il presidente del Consiglio farebbe bene ad occuparsi di altri problemi del paese piuttosto che sparare a zero sulla città. Il presidente del Consiglio non ha dato una lira a Napoli, non hanno appunto rispettato i tempi di attuazione che avevano previsto per le varie discariche e poi mettere in piedi una discarica che funziona. Se la discarica non funziona è colpa mia, se al presidente fa piacere sì, purché stia allegro e non si accorga dei guai che è a casa sua. Io sono molto molto felice se lui si distrae in questo modo. Stasera la festa del PD, una festa che dovrebbe servire a rilanciare Napoli in Italia, che ne pensi? Sì, intanto tentiamo di mettere al centro dell'attenzione del governo un tema fondamentale che è quello del destino di una grande città come quella di Napoli, di una grande comunità regionale come quella della Campania. Lo facciamo e serve sottolinearlo perché c'è un esecutivo nazionale che pensa ad altro, impegnato in beghe di maggioranza, che tenta stentatamente di tenersi in piedi ma che ormai ha perso la vera fiducia che non è soltanto quella dei loro iscritti e dei loro elettori, ma ha perso la fiducia del paese. Ecco, partiamo dall'argomento del giorno. Berlusconi ha detto che se Napoli ha ancora il problema dei rifiuti è colpa dei napoletani, è colpa dell'amministrazione comunale, è colpa del sindaco. Lei che ne pensa? Ma io guardavo questo giornale, 2 anni e mezzo di governo, 2 anni di governo per il Mezzogiorno. Tra le cose risolte c'è proprio il tema dei rifiuti, l'hanno messo in cima al loro programma. Il dato è questo ed è un dato significativo perché significa che questo governo nazionale ha disatteso le promesse, sembrava che una ramazzata in piazza del Plebiscito risolvesse un problema, hanno sottovalutato che in Campania la lotta per il ciclo integrato dei rifiuti significa soprattutto lotta alla camorra, alla criminalità organizzata, devono fare un po' ammenda di quello che hanno detto e non fatto in questi mesi e in questi 2 anni.